Partiamo subito questa domenica. A proposito, buona domenica a tutti e benvenuti alle news della settimana con le foto reali di PS5. Nella prima domenica utile, immediatamente successiva all'evento PS5 Showcase, in cui sono state mostrate date e prezzo della console di Sony e ovviamente la lineup di lancio, che è questa, e la stiamo vedendo anche in confronto a quella di Xbox Series S, Serie X. Sono 14 titoli al lancio rispetto ai 12 di Xbox Series X, Serie S, siamo più o meno lì, insomma un lancio che tutto sommato è migliore di tanti lanci di console PlayStation in passato, che se ne dica, perché tanti di voi hanno la memoria corta. O non esistevano affatto, mannaggia voi, soltanto per il fatto di essere del 2005 dovreste sentirvi in colpa. Comunque, tornando alle foto reali di PS5, perché qualcuno stava cominciando ad avere forse legittimamente i primi dubbi sul fatto che PS5 potesse esistere oppure no e che fosse soltanto presente sotto forma di render, possiamo analizzarne le dimensioni anche in base ai comunicati ufficiali diramati da Sony. La larghezza è di 39 cm per una profondità di 26 cm e un'altezza di 10,4 cm. È sicuramente una bella bestia che troverà a fatica posto nei nostri salotti, ma siamo pronti a scommettere che tanti di voi la metteranno da qualsiasi parte pur di averla. Ma vediamo anche le scatole, e non soltanto quelle di PS5 in versione digital e versione con il lettore disco, ma anche quelle di Xbox Serie S e Serie X. Sono tutte accattivanti, sono tutte belle, ma che cazzo ce ne frega a noi delle scatole, tutto sommato. A tal proposito, vorrei sapere dalle bestie di Satana, che buttano via tutte le scatole, che del collezionismo se ne battono la ciolla, quanti di voi butteranno la scatola di PS5 e quanti di voi l'hanno già fatto con le precedenti console, PS4, Xbox One, eccetera eccetera eccetera. Siete delle bestie di Satana e meritate di farvi curare da uno specialista bravo. Come se ce ne fosse bisogno, effettivamente l'abbiamo capito da soli, in tutti i negozi online gli ordini, anzi i preordini di PS5 sono andati a ruba, soprattutto per quanto riguarda la versione con il lettore di disco. Ah, io non la compro, costa troppo! E poi tutti a consumare i preordini su tutti i siti italiani ed esteri che vendevano PlayStation 5. Ringraziamo sentitamente il nostro sponsor che ci supporta, e ci supportate anche voi supportando il nostro sponsor, ovvero NordVPN. Con una tecnologia complessa e sofisticata, ma con un'interfaccia utente assai semplice da usare e intuitiva, NordVPN è davvero alla portata di tutti. Per farla breve, NordVPN vi permette di non essere monitorati o spiati durante le vostre delicatissime operazioni in internet. Come per esempio cercare informazioni sull'ultimo abitante che è arrivato nel vostro villaggio in Animal Crossing New Horizons o cose del genere. Inoltre NordVPN vi permette di accedere senza limitazioni o censure di sorta da qualsiasi zona del mondo voi vi colleghiate, per poter apparire come se foste in qualsiasi zona del mondo rispetto a quella da cui vi state collegando. NordVPN è stato nominato il più professionale e affidabile provider di servizi VPN al mondo. NordVPN è disponibile su qualsiasi sistema operativo e su qualsiasi dispositivo, ovvero anche iOS, Android e persino Android TV. Se siete interessati a NordVPN potrete usufruire da oggi del 68% di sconto su un piano di 2 anni più un mese gratis, inserendo il nostro codice e cliccando sul nostro link in descrizione. Inoltre, cliccando sul nostro link in descrizione, anche semplicemente per avere informazioni ulteriori sul prodotto, supportate il nostro canale. Comunque, ritornando un attimo un po' più seri, Amazon USA ha avvisato che non tutti coloro che l'hanno prenotata la riceveranno al lancio. Potranno riceverla anche un mese e mezzo dopo, rispetto alla data di lancio, che ricordiamo in America è il 12 novembre, mentre in Italia è il 19 novembre. Questa differenza di data, 12 novembre per Stati Uniti, Giappone e Canada e 19 novembre per quanto riguarda il resto del mondo, ci fa capire come Sony voglia andare a battagliare direttamente con la concorrente Xbox Serie X e Serie S in territorio americano, che si prevede sia quello in cui Xbox Serie X e Serie S possono avere vita più facile, essere acquistati in maggiori quantità dagli americani, patriottici come non mai in questo periodo. Sony stessa, tramite Jim Ryan, si è espressa sul fatto di produrre o meno una console più economica e depotenziata, esattamente come ha fatto Microsoft con la sua Xbox Series S, sostenendo che il progetto, per quanto fosse nella mente di Sony inizialmente, per quanto Sony rispetti la concorrenza, secondo Jim Ryan di Sony e secondo Sony tutta, il progetto non sarebbe andato a buon fine, perché in passato, sempre secondo le parole di Jim Ryan, progetti simili non hanno mai portato a buon fine.
buoni risultati. Inoltre Sony si è espressa sull'altro grande interrogativo che abbiamo nei suoi confronti, ovvero la casa di PlayStation avrà mai un servizio simile a quello di Microsoft, ovvero il Game Pass? Ebbene, Sony sostiene di no. Perché il progetto Game Pass, che per Microsoft è sostenibile, per Sony non lo sarebbe, sostanzialmente per una questione meramente economica. Molti progetti, infatti, secondo Jim Ryan di Sony, richiedono investimenti superiori ai 100 milioni di dollari e quindi ci deve essere un ritorno economico immediato che con un servizio in abbonamento non sarebbe sostenibile per la casa di Tokyo. E mentre, ovviamente, a causa dei pre-order così risicati, PlayStation 5 viene già venduta dagli sciacallazzi del cazzo su eBay, su Subito e su tutti i siti possibili e immaginabili a prezzi maggioratissimi, che se la prendete a questo prezzo la prendete anche in un altro posto, Jim Ryan avvisa definitivamente, confermando l'ufficialità di questa notizia, che PlayStation 5 non sarà retrocompatibile con i giochi di PS3, PS2 e PS1, ma sarà retrocompatibile con il 99% dei giochi PS4. Rispondendo a tante delle vostre domande di questo tipo, sì, per giocare ai giochi PS4 che avete sotto forma di disco serve necessariamente la PS5 con il lettore di disco, altrimenti vi attaccate al cavo. E chiaramente riteniamo che Sony abbia preventivato la possibilità di passare la propria libreria di giochi in digitale di PS4 su PS5, su quello non dovrebbe esserci alcun problema. Inoltre, secondo molte fonti, la preferenza della console PS5 con il lettore di disco sarebbe in un rapporto di 6 a 1 rispetto a quelle in digitale, ovvero ogni 6 console con il lettore di disco acquistate se ne preordina soltanto una senza lettore di disco, totalmente in digitale. Se avete già preordinato PS5, quale versione avete preferito? Quella con il lettore di disco, quella tutta in digitale o un cazzo di niente? Perché sì, c'è anche questa terza versione, che peraltro è indiscutibilmente quella più economica. Comunque Sony ci tiene anche a farci sapere che PlayStation 4 non sarà subito soppiantata dalla nuova console di nuova generazione e che sarà supportata per altri 3 o 4 anni. Lo veniamo a sapere anche grazie alla notizia, divulgata però subito dopo l'evento PS5 Showcase, che titoli come Horizon Forbidden West, Spider-Man Miles Morales e Sackboy Adventures, tra gli altri, saranno disponibili anche per PlayStation 4. Chiaramente però, sostiene Jim Ryan, questa cosa non deve essere vista come qualcosa di negativo, perché le versioni per PlayStation 5 saranno sviluppate prestando attenzione alle caratteristiche peculiari della nuova console di casa Sony e quindi non saranno depotenziate o in qualche modo frenate dal fatto che gli stessi giochi dovranno uscire anche su PS4. Però continua a fare un po' effetto se ricordiamo le parole di Sony, che sosteneva di non volersi ancorare alla vecchia generazione ma di volersi dedicare appieno a quella nuova. Però è anche vero che come fa Sony a dimenticarsi di oltre 100 milioni di utenti possessori di PS4? Ebbene, non lo farà, continuerà a coccolarli. Questa settimana si è tenuto un mini direct di Nintendo con alcuni annunci molto interessanti. Tra questi spicca Monster Hunter Rise, un nuovo capitolo della serie pensato apposta per Switch, con uscita il 26 marzo 2021. Non solo, Capcom ha anche annunciato Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruins, seguito dell'apprezzato spin-off della serie più incentrato sulla narrazione e previsto su Switch nell'estate del 21. Tra gli altri annunci, Disgaea 6 Defiance of Destiny, previsto per la prossima estate. Fitness Boxing 2 Rhythm and Exercise, in uscita il 4 dicembre. Il porting di Ori and the Will of the Wisps, già disponibile, così come già disponibile The Long Dark. Lo strategico Empire of Sin, che uscirà il 1 dicembre. Il porting di Sniper Elite 4 Italia, previsto per la fine dell'anno. PGA Tour 2K21, già presente nell'eShop. Balan Wonderworld uscirà il 26 marzo 2021. E Rune Factory 5, che arriverà su Switch in un generico 2021. Durante un incontro con gli azionisti, il presidente di Nintendo Furukawa ha affermato che Nintendo Switch, che ha superato le 60 milioni di unità vendute, è solo a metà del suo ciclo vitale. Il presidente ha spiegato che Switch rimarrà sul mercato più a lungo rispetto alle altre console di Nintendo, vista la sua crescita. La scelta di allungare il ciclo vitale di Switch significa che al momento la grande N non prevede nuove console. Per nuove console si intende una nuova generazione, non si escludono nuove versioni, tipo una Pro di Switch. Il prossimo sistema di gioco è stato segnalato come un sistema di hardware e software integrati, cosa che lascia intendere che si possa andare sempre di più verso il cloud gaming e i servizi. Nintendo ha ufficialmente dismesso la produzione di Nintendo 3DS, una console che ha dominato il mercato
dei portatili per oltre 10 anni, con oltre 75 milioni di unità vendute e un parco titoli enorme. Quando Nintendo annunciò Switch, aveva promesso di continuare a supportare anche il 3DS, ma sapevamo tutti come sarebbe andata. Switch è diventato contemporaneamente la nuova console portatile, ma anche da casa della grande N, con successo peraltro, ed è giusto che si guardi al futuro. Passando a Microsoft, parliamo ovviamente delle nuove console Xbox Series X e Series S, parlando dell'ultima notizia relativa al download dei giochi su Xbox Series S, che prevedono di occupare meno spazio su disco delle controparti delle versioni per Xbox Series X, proprio perché girano a 1440p e non a 4K, pertanto ci sarà un pacchetto texture ridotto. Da qui si comprende maggiormente la scelta della casa di Redmond di voler equipaggiare Xbox Series S con un SSD di soli 500 GB circa contro il tera di Xbox Series X. Inoltre Microsoft si è espressa sulla mancanza di Halo Infinite come titolo di lancio delle due nuove console, sostenendo che non sarà la mancanza di un titolo pur così importante e tanto atteso dai fan delle console di Microsoft a decretare l'eventuale fallimento del lancio di Xbox Series S e Xbox Series X, che peraltro saranno prenotabili secondo comunicato ufficiale di Microsoft a partire dal 22 settembre, quindi vedremo se anche in questo caso si tratterà di un sold out come la concorrente di Tokyo. Onestamente, da videogiocatori, da consumatori appassionati, pensiamo che se ci fosse stato Halo Infinite, il lancio sarebbe stato decisamente più accattivante, e soprattutto Microsoft ha fatto leva anche sulla retrocompatibilità, soprattutto sulla retrocompatibilità e sul Game Pass. Halo Infinite sarebbe stato una bella aggiunta al parco titoli per la lineup di lancio di Xbox Series S e Series X, e da videogiocatori siamo dispiaciuti del fatto che non ci sia. Ma va bene, meglio così, se Halo Infinite poi dovrà uscire in migliori condizioni rispetto a quanto mostrato finora. Durante la settimana appena trascorsa è uscito un nostro video su No Straight Roads, vi consigliamo di recuperarlo perché si tratta di un gioco molto particolare basato sulla musica. Si tratta di un gioco basato sì sulla musica, ma di un action a tutti gli effetti in verità, con uno stile molto accattivante. È uscito in Collector's Edition già su PS4 e che vi mostreremo durante questa settimana, e adesso dal 15 settembre anche su Nintendo Switch in Collector's Edition. Tra l'altro la Collector's Edition è fighissima e potete avere un'anteprima già da queste foto, e mi raccomando seguiteci su Instagram perché postiamo foto che fanno gola ai collezionisti e ogni tanto foto sexy del sottoscritto, che non fanno gola a nessuno, ma le postiamo lo stesso, che ce ne frega. Comunque vi ricordiamo di recuperare il nostro video su No Straight Roads perché è un video a cui teniamo particolarmente, nato da una collaborazione con Koch Media per questo gioco che ci teniamo a farvi conoscere. Qualora vi piacesse poi potreste approfondire ulteriormente, però intanto date un'occhiata al video perché serve ad introdurvi al gioco. Grazie. Avevamo già annunciato che a partire dal 17 settembre sarebbe stato gratis Stick It The Man su Epic Games Store, ma sulla piattaforma sono adesso gratuiti anche Football Manager 2020 e Watch Dogs 2. È già stato annunciato anche che a partire dalla prossima settimana sarà gratuito Roller Coaster Tycoon 3 Complete Edition. Si fanno sempre più insistenti i rumor di una remastered della trilogia di Mass Effect. Il negozio Gaming Replay ha persino inserito in listino la remastered per PS4, Xbox One e Switch con tanto di prezzi. Le versioni PlayStation e Xbox costeranno 59,99, mentre la versione Switch 49,99, con data generica di uscita a ottobre, ovviamente tutto secondo quel sito. Durante il Facebook Connect è stato annunciato il visore Oculus Quest 2, più leggero ma più potente rispetto alla versione precedente. Uscirà il 13 ottobre 2020 in due versioni, una da 64 GB a 349€ e una da 256 GB a 449€. Insieme al visore sono stati presentati anche diversi giochi, ovvero il pacchetto musicale dei BTS per Beat Saber, Kizuna AI Touch the Beat, Population One, un battle royale pensato apposta per il visore, Res Infinite Enhanced, Space Channel 5, The Walking Dead Saints and Sinners, Alt Deus Beyond Chronos, Warhammer 40.000 Battle Sister, Sniper Elite VR, The Climb 2, Pistol Whip 2089, Myst Sian Worlds e Jurassic World Aftermath. È stato annunciato inoltre che su Oculus Quest 2 usciranno dei capitoli inediti di Assassin's Creed e Splinter Cell. Improvvisamente Michel Ancel ha deciso di abbandonare Ubisoft e ritirarsi definitivamente dal mondo dei videogiochi. Per intenderci, Ancel è il creatore di Rayman ed era anche coinvolto nello sviluppo di Beyond Good and Evil 2. Nel suo messaggio di saluto, il game designer francese ha spiegato di volersi dedicare alla vita all'aperto, alla natura e agli animali, rassicurando i fan su Beyond Good and Evil 2 che a suo dire procede
succede benissimo. Beh, buona pensione nella natura, Monsieur Ansel, e grazie di tutto. E anche per questa settimana, in particolare questa settimana senza alcun particolare motivo, anche se c'è sempre un motivo per ringraziarvi. Lo troveremmo sempre, perché siete meravigliosi, soprattutto quando siete in oltre 8000 in una live dedicata sia a PlayStation 5, quindi effettivamente l'argomento era di richiamo, ma siete rimasti nonostante i nostri problemi, che purtroppo, vabbè, ne ho già parlato tanto e poi divento noioso come i boomer, ma un po' lo sono. Pertanto tolleratemi, anche perché sono un fottuto perfezionista. Quindi vi ringraziamo per essere stati con noi anche per questa settimana, vi lasciamo ad Annunci Lolli oggi alle 19.30 e speriamo di riprendere al più presto con le live alla massima qualità a cui siete abituati, speriamo. Presto inoltre nuovi format qui sul canale principale. Alla prossima! È stato annunciato inoltre che su Oculus Quest 2 usciranno dei capitoli inediti di Assassin's Creed e Tua Sorella.